Pastore Sergio Manna, pastore a Pomaretto e membro del Comitato Internazionale del Kirchentag. Il motto di quest'anno è affinché diventiamo saggi nel Salmo 90. Come si è declinato? Ma è stata una scelta molto efficace, perché viviamo in un'epoca in cui quello che viene meno è proprio la saggezza, talvolta proprio il buonsenso. Allora i temi di questo Kirchentag ruotano intorno alla saggezza e alla necessità di essere saggi rispetto all'uso delle ricchezze, del denaro, rispetto all'economia. Manca proprio questo legame spesso fra saggezza e economia, fra etica ed economia. Bisogna essere saggi anche nell'uso delle scritture. Si parla in questi giorni anche dei rischi dell'integralismo e del fondamentalismo, non soltanto per quanto riguarda le altre fedi, si pensa sempre all'Islam. Esiste anche un integralismo cristiano, un fondamentalismo cristiano. Allora, come essere saggi anche nella lettura, nella interpretazione delle scritture per le donne e gli uomini del nostro tempo? Gli appuntamenti del Kirchentag sono sempre moltissimi, ce ne sono stati anche quest'anno davvero molti, oltre 2500 tra interventi, dibattiti e workshop. Lei personalmente ha partecipato a qualcuno, a quelli ha partecipato? Che cosa le è rimasto più nel cuore? Ma io, come tante persone che vengono qua al Kirchentag, inizio la mia giornata andando ad uno dei tanti studi biblici che vengono offerti in questi giorni. Sono andato ad ascoltare John Bell, che è musicista, ma anche un membro della comunità di Iona, presbiteriano. Sono stato ad ascoltare il professor Michael Sandel, che è uno dei pochi professori universitari che sono capaci di attirare folle da stadio come una rock star, che ha parlato proprio del rapporto fra saggezza e economia ed etica. E sono stato anche questa mattina a un altro studio biblico un po' particolare, perché è uno studio biblico cabarettistico. Si può anche ridere e sorridere, ma dire cose sagge a partire dalle scritture, utilizzando tutti i linguaggi possibili, anche i linguaggi artistici. E questa è una caratteristica del Kirchentag. C'è la possibilità di ascoltare delle ottime lezioni di carattere biblico, ma anche di confrontarsi con la cultura a tutti i suoi vari livelli, con la filosofia, ma anche con le varie arti, dal teatro alla musica, tutti i generi di musica, dalla musica classica alla musica pop, alla musica rock, al jazz, e anche attraverso le altre forme d'arte, dalla pittura alla scultura, alla fotografia, tutti i linguaggi possibili che possono in qualche modo comunicare il messaggio del Vangelo, della buona notizia. E qui al Kirchentag questo avviene ogni giorno. Una delle cose più belle è che si trovano fianco a fianco persone di tutte le età. Abbiamo tutte le generazioni rappresentate a questo grandissimo e bellissimo evento del Kirchentag. E non solo l'età, abbiamo anche le etnie e le nazionalità, perché il Kirchentag è nato come un'assemblea delle chiese protestanti tedesche, ma negli anni si è sempre più allargato, ormai si può dire che è l'assemblea del protestantesimo mondiale. Sì, forse sì, perché proprio quest'anno sono 20 anni dalla presenza valdese e metodista fissa al Kirchentag. Il senso di questa presenza ad oggi, dopo 20 anni, qual è? Ma innanzitutto bisogna dire che il Kirchentag è nato come un evento delle chiese evangeliche tedesche, ma man mano è diventato un evento internazionale, per cui oggi al Kirchentag partecipano non soltanto tutte le chiese evangeliche tedesche, ma ci sono persone che provengono non solo da tutta Europa, ma anche dai vari paesi del mondo. È molto presente la presenza africana, la presenza asiatica, e anche nel programma del Kirchentag, che è molto ricco, vengono offerti sempre di più dei momenti, sia sul piano dello studio biblico che di altre attività, che sono fatti in lingua inglese. Da tanti anni esiste un comitato internazionale, e noi valdesi facciamo parte di questo comitato, e il comitato ha questo compito di internazionalizzare il Kirchentag, di creare un ponte fra il Kirchentag e tutte le chiese evangeliche, non solo a livello europeo ma a livello mondiale. Tra i temi principali di questo Kirchentag c'è stato sicuramente quello dell'accoglienza degli stranieri. Lei è riuscito a partecipare a qualche incontro, ha capito che qual è l'atteggiamento delle chiese protestanti tedesche nei confronti di questo tema d'attualità? Ho partecipato a una tavola rotonda dove una delle relatrici era la
Franca di Lecce, che è la nostra responsabile del servizio rifugiati e migranti per la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, un incontro molto vivace dove il tema era proprio quello dei rifugiati e dove si è sperimentata questa dimensione di apertura, di accoglienza, la necessità di essere in qualche modo fedeli al mandato delle scritture che parlano di accoglienza dello straniero. E ovviamente la preoccupazione per quei paesi dove gli stranieri vengono confinati in dei centri che somigliano molto a dei centri di detenzione e troppo poco a dei luoghi di accoglienza. Per cui abbiamo sentito anche delle voci critiche rispetto al trattamento dei rifugiati e la necessità di creare degli standard di accoglienza all'interno dei vari paesi. E ovviamente il nostro paese, l'Italia, è fortemente coinvolto, visto che il Mediterraneo è uno dei luoghi in qualche modo privilegiati attraverso i quali molte persone cercano di arrivare a una terra che si spera sia una terra promessa e che invece tante volte non riescono neppure a raggiungere, come sappiamo. Adesso lo sguardo è rivolto a Berlino, tra due anni a Berlino si terrà il 36esimo Kirchentag, soprattutto cadrà anche la data del cinquecentenario dalla riforma protestante. Anche la Chiesa Valdese Metodista sta iniziando a preparare quell'appuntamento? Assolutamente sì, perché sono 500 anni dalla riforma e sia il Kirchentag sia le chiese evangeliche di tutta Europa sono convinte che non si tratti soltanto di fare in memoria di un passato glorioso, ma di rimettere al centro alcune delle parole d'ordine della riforma. Sola scrittura, cioè soltanto la scrittura, la Bibbia, solus Christus, solo Cristo, e siamo convinti che queste parole d'ordine possano costituire anche una base per un dialogo ecumenico, perché l'ecumenismo è possibile se ritorniamo al centro della fede, se ritorniamo a discutere, a confrontarci con le scritture e se rimettiamo al centro Gesù Cristo. In questo sia le chiese italiane sia il Kirchentag vanno nella stessa direzione.